Affermo 90 minuti di nulla contro un avversario modesto in 10 per l'intera ripresa, un solo tiro in porta. Non ci sono idee. Il gol annullato a Ferrari allo scadere passa decisamente in secondo piano. Tra l'altro il tocco col braccio dell'attaccante italo-argentino è evidente. Il pallone cambia traiettoria con rimbalzo, come accade quando trova un corpo duro, braccio, e non molle, petto o spalla. Le dichiarazioni a dir poco sconcertanti rilasciate da Oteri nel post-gara si commentano da sole. Preferiamo parlare del nulla visto in campo. Malgrado la modestia tecnica e la classifica deficitaria, la Fermana ha meritato il pareggio. Ha utilizzato le sue armi, ovvero l'aggressività e la fisicità. Ha fatto leva sull'organizzazione difensiva, che per inciso il Pescara non ha mai avuto. Caratteristiche ben note alla vigilia, una partita sporca nella quale l'11 di Riolfo è stato in grado di chiudere tutte le linee di passaggio. In questi casi, per trovare spazi, la prima regola è muovere velocemente il pallone, e invece il solito possesso sterile, improduttivo, con pochissimo movimento senza palla da parte dei singoli per smarcarsi. Insomma, più o meno il film di sempre: Pescara monocorde che continua a subire gol e fa una fatica immane a creare occasioni. Affermo con un uomo in più per 45 minuti, il penalty del pareggio firmato da D'Ursi è un episodio estemporaneo, il tiro di Pontisso che ha timbrato la traversa. Sono dati oggettivi, il resto solo consumo di parole come lo stucchevole possesso palla biancazzurro. Nelle ultime tre gare una sola rete realizzata, peraltro sul rigore, altro dato oggettivo. Se non entri in area, vincere diventa complicato, e quanto emerso contro Reggiana, Entella diverse conclusioni sì ma da fuori, e Fermana aumenta il ritardo dal terzo posto, meno 7 dal Cesena che ha prevalso in casa sulla Vis Pesaro. L'amara cruda realtà: dopo 27 turni il Pescara non ha ancora un'identità, un'azione tipo che caratterizza il Pescara di Auteri non l'abbiamo ancora vista. Sono 13 punti conquistati nel girone di ritorno, 2 in meno rispetto alle prime 8 di campionato, il saldo è già negativo. Insomma, nessun cambio di passo, numeri che dovrebbero far riflettere.